Allora, buon pomeriggio, eccoci qua, come state? Io spero bene, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché poi se risentirete il file in differita, magari alle 2, alle 3 di notte, oggi si accorcia pure di un'ora, ritorna finalmente l'ora solare, saranno un altro orario. Allora, è l'anteprima di Empoli-Roma che sarà giocata domenica pomeriggio alle ore 15 nello stadio Toscano e giustamente quando gli impegni si incastrano, si incrociano, il trio delle meraviglie, qualcuno ci ha definito così, comunque il trio di tre simpatici amici che dicono la loro sulla Roma ritorna a essere. Allora, l'anteprima di Empoli-Roma trattata da Fabrizio Busnengo, Vittorio Bellucci e Roberto De Angelis. Mi vado subito a collegare naturalmente con questo aggeggio cinese che si chiama Ai vattelo a pesca, subito con i signori Busnengo e Bellucci. Vediamo di ripristinare bene bene il collegamento, vediamo un po'. Pronto, ci siete ragazzi? Io ci sono. Ci siamo, ci siamo. Ciao Roberto, ciao Vittorio, buon pomeriggio a Ciao tutti gli amici Fabrizio, ciao Roberto. radioascoltatori. Allora, Ma buon questo pomeriggio. trio delle meraviglie, però aspetta, chi lo fa Dzeko di noi tre? Dzeko. Quello più grosso fisicamente, quindi uno Dzeko, uno Salah e l'altro Perotti o Shaarawy, bisogna scegliere chi siamo, insomma, è il trio delle Che meraviglie. apposta, io mi prendo Dzeko, dai, facciamo Tu ti subito. prendi Dzeko, va bene, dai, tu te prendi Tu, Dzeko. Vittorio, chi te prendi? Dai, io mi accontento, scegli te, lascio a te Io la va bene, scelta. prendo allora Perotti, dai. E vabbè, allora a me mi lasciate Salah, dai. Ce l'ho un Dai, po' la dai. faccia da egiziano, dai. È vero, c'è uno a far il perfettino, dai. Abbiamo cominciato bene, ragazzi, eh? Complimenti. Non c'è di che, Ma eh? intanto, però, prima di iniziare a parlare di Roma, oggi è doveroso, Vittorio, fare gli auguri Sì. perché A oggi chi? tutti gli amici devono sapere che l'amico Roberto oggi compie 20 anni, no? Sbaglio, Sì, Vittorio. Purtroppo adesso parte per fare il militare, no? eh sì, ragazzi, grazie, mi state facendo commuovere, anche perché sono 201, avete tolto l'uno, rimane il 20, va bene, Ecco, quindi che ti hanno fatto per regalo? Che ti hanno fatto? eh? Oh, per il momento ho avuto un bel calcio nel sedere da parte della moglie che ha detto che scasso troppo, quindi questo è il primo regalo che ho ricevuto. Vabbè, dai, Roberto, ci sta. L'importante è che ti regalano 3 punti domani, no? Che la Roma ti Dai, regala 3 punti. Dai, questo sarebbe un bel regalo. sì, sarebbe un bel regalo per noi, ma la Roma li deve conquistare sul campo, deve ricordarsi di fare la Roma soprattutto e capire che è uscita dal suo tunnel, piedi per terra, però può fare la Roma e può dire la sua. Se poi stasera, che ne so, Mertens, Galleon, Hamsik ci fanno qualche piccolo omaggio, visto che l'anno scorso la Juve vinse solo all'ultimo minuto per un gol di Zaza appena entrato, insomma, speriamo in qualcosa di positivo pure degli altri. Altri, tante volte non si sa mai, no? Sì, comunque l'importante è vincere noi. Noi continuiamo a vincere, poi alla fine faremo, tireremo le Dice somme. poi gli altri, insomma, Perché fanno come vogliono, per carità. sì, se vinci tu, comunque, qualunque cosa succederà stasera, noi su qualcuno prendiamo punti. Perché Sì. male che va, se il Napoli dovesse perdere e tu vinci, io continuo a dire che è una lotta a tre per la Champions League, Juve, Roma e Napoli. Non credo nel Milan. E secondo me l'Inter alla fine recupererà il Milan. Secondo me l'Inter adesso, e lo dico adesso, è più forte del Milan. Poi vedremo, però l'Inter secondo me come squadra è più forte. Quindi se tu anche il Napoli perde e tu vinci, comunque al Napoli lo distanzi di ben 5 punti e rimani a 2 dalla Juventus. Allora io ti Quindi. dico, a proposito, poi entriamo in clima Roma, che il signor Leonardo, ex giocatore del Milan, ex allenatore di Milan e Inter, sta cercando un appartamento in Milano Centro a più non posso, per cui si prevede che mister Leonardo torni come dirigente dell'Inter in un breve arco di tempo. Questo potrebbe significare che Frank, che tutti dicono De Boer, ma si chiama De Boer, l'olandese si dice De Boer, non De Boer, potrebbe diventare Frank De Béchamel e squagliarsi sopra una padella bollente. Traduzione: se ne potrebbe andare indipendentemente da come andrà Sampdoria Questo Inter. è troppo, Vabbè, ma se lo chiamano Frank De Boer, Guarda, Roberto, io ti faccio i complimenti perché veramente, allora, intanto complimenti per l'olandese, si vede che tu hai frequentato Amsterdam, e so io perché, tanto non ci ascolta nessuno, no, non è vero, ma purtroppo tu ci ascoltano in tanti. guarda. Cioè, non lo so, Busnengo, Però ma lei che Frank co... del Béchamel, io la metto, Frank del Béchamel, De secondo me la metto Béchamel è nel top. l'apoteosi. Guarda, È nel secondo me ci hanno top bluffato,
Scusatemi, ma la bechamel si cucina, cucinandosi si scioglie e va nell'impasto, no? E così Frank de Bechamel se ne ritorna zitto zitto in Olanda, perché uno che mi viene a raccontare a microfono acceso: mi hanno preso 3 giorni prima dell'inizio del campionato, che cosa pretendevate? Allora, caro mio, non accettavi, perché se hai una dignità da giocatore e da allenatore, e ce l'ha perché i carismi, le qualità le ha, non accetti questo contratto capestro. Ma siccome i soldi fanno gola a tutti, hai detto di sì. Allora adesso non puoi ragionare a microfono acceso in questa maniera. Solo per questo tu devi andare via, pure che vincessi lo scudetto con l'Inter, a parte che non lo vincerai mai. Però se tu ragioni così, io, Roberto, sinceramente, guarda, se dovessero mandar via De Boer o De Boer, che dir si voglia, per Leonardo, io sinceramente ci vado a guadagnare l'Inter. Aspetta, Leonardo viene come dirigente, non viene come allenatore, occhio. Ma veramente qualcuno ne ha parlato anche come possibile allenatore. Guarda, visto che stiamo parlando un attimo dell'Inter, io credo che sia proprio la pazzia pura, prima di tutto già la gestione Roberto Mancini, perché mandar via un allenatore veramente una settimana prima del campionato, 10 giorni, è follia pura. E non è professionale, non è professionale. È una cosa folle. Vai a prendere un allenatore che non conosce il calcio italiano, che è De Boer, e quindi anche lì altra scelta folle. Leonardo sarebbe un'altra scelta folle, perché io do ragione a Fabrizio, cioè ma devi prendere un allenatore concreto di calcio italiano. Guarda, magari non un nome di questi, per esempio Mandorlini. Prendi Mandorlini, non sarà un fenomeno, ma almeno un ex. Allora, un italiano, prendi Mandorlini. Scusate, Fabrizio e Vittorio, vi do le ultime notizie che ci danno. Allora, Leonardo come dirigente, quindi non come allenatore, se si scegliesse un traghettatore è Andrea Mandorlini, oltre ogni dubbio e ogni limite. Quindi Andrea Mandorlini dopo la sosta potrebbe essere il nuovo allenatore dell'Inter, altrimenti si deve fare un ragionamento biennale, quindi di 2 campionati, con Monsieur Laurent Blanc. Ecco, queste sono le 2 ultime notizie che contraddistinguono un attimo il pianeta Inter. Dico solo una cosa, Fabrizio, poi ti lascio subito la linea. Mandorlini è un allenatore bravissimo, ma ve lo dico proprio perché ho conosciuto delle persone che hanno giocato in Serie A e parlando anche carriere importanti, e mi hanno detto che adesso magari sono in Lega Pro, eccetera, eccetera, giocatori che hanno giocato con Mandorlini e sono stati allenati con Mandorlini, con Guidolin, giocatori che hanno avuto tanti allenatori. Mi hanno parlato sempre benissimo di Mandorlini, e con il Verona ha fatto grandi cose, tranne l'ultimo anno che veramente, insomma, è stato un anno sfortunato. Vabbè, gli avevano pure smantellato la squadra, però, occhio. Bravissimo. Io sono convinto che Mandorlini possa essere un allenatore giusto per l'Inter, mi dispiace dirlo, perché insomma l'Inter, se uno vede la rosa dell'Inter, l'Inter è forte, ragazzi. Cioè, l'Inter, quando davanti c'hai Icardi, c'hai comunque Candreva da una parte, Perisic dall'altra, hai Palacio in panchina, ai Eder, l'Inter è una bella squadra, perché Handanovic in porta. Secondo me all'Inter manca l'uomo a centrocampo che cambi passo, perché sono un po' troppo elefantiaci. È sono vero. Tutti quanti lenti, grossi, Panega, Condombia, Nedel, tutta gente rocciosa. Quell'uomo che ha quello sprint, quell'uomo che improvvisamente ti cambia la partita, che può essere il Salah, può essere il Perotti, può essere lo stesso Esharawi, un giocatore di quelle caratteristiche che hanno tutti. Perché no, l'Inter come rosa è forte, perché ma che io dobbiamo dire all'Inter? Sì, però devi avere un allenatore che li sappia far giocare insieme, che non è facile assolutamente. L'allenatore sta lì apposta. Busnengo sull'Inter e un goccia di commento, quindi proprio una goccia sul Crotone che momenti faceva il colpaccio a Firenze. C'è mancato poco. Allora, sull'Inter, io per quanto riguarda la scelta che è stata fatta, tra l'altro, come ha detto giustamente Vittorio, una scelta folle quella, soprattutto non tanto di scegliere De Boer, quanto quella poi di mandar via Prente a inizio campionato Roberto Mancini, ma rivedo nella scelta dell'olandese con il cambio di società in qualche modo la scelta che fu fatta a Roma con Luis Enrique non appena arrivò la gestione americana, una scelta quasi una sorta di scommessa, che però purtroppo in una piazza come Roma abbiamo visto qual è stato il risultato, ma credo sia più o meno la stessa cosa anche a Milano, perché comunque sono piazze che non sanno attendere. Queste sono un tipo di scelta che secondo me dovresti dare all'allenatore perlomeno un paio di stagioni
ma dove deve lavorare tranquillo senza pensare ai risultati. Purtroppo non è stato così a Roma e credo che non sia così neanche a Milano con l'Inter, quindi credo che poi alla fine la vita dell'olandese sulla panchina dell'Inter abbia una durata breve. Per quanto riguarda il Crotone, io sinceramente, al di là del colpaccio, quasi colpaccio che stava facendo con la Fiorentina, se non avesse poi segnato a Astori negli ultimi minuti, sì, io continuo a ripetere che il Crotone, a mio avviso, insieme al Palermo, sono le due squadre che io vedo già condannate per la retrocessione. Poi l'altro posto, secondo me, se lo giocano Empoli e Pescara. Questa è la mia opinione sul Crotone, nonostante l'ottima partita di mercoledì sera. Vittorio, extra time sul Crotone a chiudere, poi entriamo in sul pianeta Roma e in pianeta Roma, dentro il pianeta Roma. Guarda, io magari non so se ci ascoltano da Crotone e risulterò antipatico, perché a me Crotone sta anche simpatica come squadra, come città, c'è Aleando Rosi, però mi spiegate che campionato è quello del Crotone? Perché? Scusa, perché che cosa c'è che non va? Ma che squadra è? Perché non arriva a 20 punti, Roberto. Ma dai, su ragazzi, ma che è una squadra di calcio? Cioè, io, il Crotone viene in Serie A, viene all'Olimpico, prende 4 gol e il presidente del Crotone sta in panchina a fare fotografia allo stadio. E allora qual è il problema? Scusatemi. Vabbè, ma io capisco la festa, capisco che siete contenti che state in Serie A, ma non ti puoi presentare con una squadra del genere. Cioè, è una squadra che se in Serie B adesso, ci sono squadre più forti del Crotone, eh. Il farebbe fatica, questo Crotone farebbe fatica a essere promosso in Serie A. Allora vi dico subito, vi chiedo scusa, che dentro il palinsesto di Stappe Radio c'è minuto 91esimo speciale Crotone condotto da Antonio Milano subito dopo di noi, per cui dopo giro a lui la pallina infuocata, perché lui dice sì, non è una formazione, sta scrivendo, non è una formazione da Serie A, avete ragione, ma la speranza del tifoso e quindi di un tifoso come me è l'ultima a morire. Ma sono d'accordo, io non sto dicendo che, ripeto, a me è simpatico il Crotone, eh. A me dispiace, ma anche per il campionato stesso, dispiace vedere una squadra in quelle condizioni. Io fossi stato il presidente del Crotone, avrei cercato perlomeno di puntare in cose diverse, cioè magari qualche ragazzo della primavera, anche della stessa Roma, avrei cercato, vedi Sassuolo, avrei cercato insomma qualche cosa del genere, invece ha fatto una campagna acquisti mediocre, ha venduto pezzi importanti, perché comunque qualche giocatore è stato venduto, e non è stato rimpiazzato. Poi anche la faccenda dello stadio, lo stadio Siva, io non l'ho capita questa, da Crotone hanno giocato a Pescara, adesso lo stadio è agibile ma è aperto un terzo. Cioè, ma che roba è? Cioè, io dico, che roba è? Quindi, è roba piace, che lo però stadio non è agibile al 100%, che roba è? Lo so, guarda, queste cose succedono solamente in Italia, però, perché io vedo che questi ripeti, l'ho detto già l'altra volta, in Inghilterra, in Liverpool, lo stadio non era agibile, non è stato agibile per 7-8 partite. Che ha fatto il campionato inglese, la Liga inglese, la federazione inglese? Le prime 7 partite di campionato, il Liverpool ha fatto tutto in trasferta, perché, quando, e non ha perso neanche una partita in campo, tutte in trasferta le ha fatte, tutte. Ma perché non si poteva fare così anche in Italia? Per quale motivo il Crotone è stato costretto a giocare a Pescara delle partite? Cioè, ma le fa in trasferta le partite, quando è pronto lo stadio per a casa. Finché non si ritorna a una Serie A 18 squadre, bravo, secondo bravo, me non troveremo mai una soluzione. Cioè, comunque il livello sarà, mi dispiace dirlo, livellato verso il basso, finché non si decide che comunque la Serie A torni a 18 squadre, perché tornare a 18 squadre significa avere chiaramente 3 retrocessioni ma 2 squadre meno, quindi comunque il livello deve alzarsi obbligatoriamente, se no trovi inguaiate nella zona retrocessione squadre che comunque hanno un bacino d'utenza e anche una presidenza, anche delle risorse che possono essere risorse, che devono essere risorse da Serie A, che però rischiano poi di trovarsi catapultati nella lotta per la salvezza. Questo è l'unico modo, secondo me, che ha il calcio italiano per tornare non solo ad avere una Serie A più bella, ma poi ovviamente ad avere la possibilità anche di crescere a livello europeo. Allora vi fermo un attimo perché arrivano in questo istante i saluti di Antonio Di Gaetano, che ci sta ascoltando in questo istante in diretta dalla sua postazione. Antonio Di Gaetano ci formula buon pomeriggio e attende poi notizie come tutti quanti noi su Empoli Roma. Chiudendo un po' sul campionato, allora una cosa volevo dire, Roberto. Prego. Questo discorso di Fabrizio delle 18 squadre,
perché poi a 20 squadre prendiamo il Crotone, se continua di questa media, a me dispiace dirlo, il Crotone alla ventesima del campionato retrocesso, perché matematicamente, perché se fa due punti, certo, dopo 10 partite, alla ventesima retrocesso, significa che dalla ventunesima alla trentottesima è un campionato passato, dalla ventiduesima, venticinquesima è un campionato passato, perché il Crotone è già retrocesso, cioè che gli frega? Purtroppo, perché a me dispiace? Perché comunque anche per il campionato stesso sarebbe bello avere comunque delle squadre più forti, perché comunque fino alla fine te la giocano. Una cosa bella, io e Roberto, che sto notando del calcio italiano, finalmente, è che sto cominciando a rivedere, questa è anche la crisi che c'è stata, a rivedere tanti ragazzi italiani, finalmente squadre italiane che cominciano a puntare sui giovani italiani, vedi il Milan è pieno zeppo di italiani, vedi il Sassuolo, cioè piano piano finalmente ricominciano, l'Atalanta, ricominciano a uscire parecchi ragazzi italiani, e questo secondo me non può che far bene al calcio italiano. Sono convinto che noi tra 7-8 anni torniamo ad avere una nazionale che vince il mondiale o lotta, perché già il Milan, ragazzi, Romagnoli, De Ciglio, Locatelli, Donnarumma, i primi quattro, Calabria, già cinque giocatori che possono diventare fortissimi, tutti e cinque, il Sassuolo ne è pieno, finalmente rivediamo i giocatori italiani. E con questo mi collego, brava la Roma Primavera, bravissima, tanti abbracci a De Rossi, perché la vittoria di ieri in Supercoppa italiana non ci fa che estremamente piacere. Sì, assolutamente, Vittorio, io mi aggancio anche a te, perché lo volevo dire prima, mi hai anticipato giustamente, complimenti davvero ai ragazzi della Roma Primavera che hanno vinto un altro trofeo, un altro ennesimo trofeo. Io l'ho scritto anche su Facebook, questo è un gruppo che è stato creato e va ringraziato secondo me per quello che hanno fatto in questi 2-3 anni, due persone, sicuramente Alberto De Rossi, perché comunque è un allenatore che alla fine ha mostrato le sue qualità, le sue capacità, e benché ogni anno gli cambiassero, ovviamente per la categoria che allena, i ragazzi, ha comunque sempre, quasi sempre ottenuto dei risultati, dei trofei, o comunque è arrivato in fondo alle varie competizioni a cui ha partecipato. E dobbiamo fare i complimenti anche all'attuale direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, che fino comunque alla gestione Sabatini, prima che diventasse lui il nuovo direttore sportivo della Roma, oltre a fare scouting per Sabatini stesso, si è occupato in prima persona della direzione sportiva, chiamiamola così, della Primavera, portando giovani interessantissimi e fortissimi in questa squadra. Due professionisti, mi sono permesso di scrivere sui social, silenziosi, seri e professionali soprattutto, che spesso e volentieri non vediamo alla luce della ribalta, insomma, di questo calcio moderno, ma ai quali va fatti i complimenti. E io spero che la nuova gestione della direzione sportiva con Massara porti questi giovani italiani soprattutto, anche magari ad entrare a pieno regime in prima squadra, senza poi doverli mandare in giro chissà dove per le varie squadre magari di livello leggermente inferiore di Serie A, oppure addirittura nelle varie squadre di categoria in Serie B, e vedere qualcuno che magari piano piano riesce anche a fare qualche minuto, a fare un po' di minutaggio in Serie A con la prima squadra, e chiaramente poter trovare dei nuovi giovani, perché abbiamo tantissimi ragazzi che hanno vinto la Primavera, però poi dopo Florenzi, dopo Totti e dopo Daniele De Rossi non ci sono più ragazzi nostri cresciuti nel vivaio che sono arrivati ad essere titolari in prima squadra. Allora, riprende la linea allo studio per salutare Giulio Francio, in arte DJ Godazzo, grande voce di un periodo di Radio 105, pensa un po', abbiamo anche lui in ascolto, ci saluta e ci augura buon sabato pomeriggio, buon pomeriggio, grazie Giulio, non lo so se deve ripiovere tra qualche giorno, ma probabilmente di sì. Andiamo verso Empoli-Roma. Allora, una Roma che si è ripresa da questi tilt improvvisi, da queste amnesie che aveva, una Roma che stava perdendo per 1-0 in quel di Sassuolo contro il Sassuolo, poi che è successo? Che la Roma si è ricordata che era la Roma, ha impostato in un modo migliore la manovra nel secondo tempo, c'è stato il pareggio e poi la vittoria. Chiedo, cominciando da Vittorio Bellucci e poi passando a Fabrizio Busnengo, è una situazione ormai positiva e definitiva, così anche il risveglio di Zego è l'unica nota negativa, purtroppo il brutto infortunio di Alessandro Florenzi, legamento crociato rotto, forse tutto il campionato finito, oppure piedi per terra perché la Roma ci ha abituata ad alti e bassi? Comincia Vittorio Bellucci.
Allora, no, definitiva con la Roma non c'è mai nulla. Bisogna essere calmi, aspettare pazientemente, domani è un'altra battaglia, un'altra partita difficilissima, quindi la Roma purtroppo ai noi è capace di tutto, sia in positivo che in negativo. L'ha dimostrato in Europa League con l'Austria Vienna, insomma, pareggiare una partita del genere veramente è la follia. Che vergogna, vero? Quindi poi vai a Napoli, vinci, batti l'Inter, vinci in quel modo. A me la Roma era piaciuta con il Sassuolo anche nel primo tempo, e perché in fin dei conti il Sassuolo aveva fatto un tiro in porta, aveva trovato il gol, la Roma aveva preso due traverse, insomma c'era la sensazione che la Roma potesse vincere la partita, secondo me, perché la Roma era ben messa in campo. Dzeko adesso va servito in continuazione, Dzeko sta dimostrando finalmente quello che vale, e questo mi riallaccio un po' anche a quello che ha detto Fabrizio, è un po' la rivincita anche per i gufi, no? Cioè tutti coloro che hanno gufato questa Roma, a me Spalletti sta piacendo molto anche nelle conferenze stampa che sta facendo, tutti questi gufoni sulla sconfitta della Roma contro Sabatini, contro Pallotta, la Roma è una squadra non competitiva, la campagna acquisti è stata ridicola, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che Dzeko era un bidone, io credo che insomma si stiano ricredendo, e la rivincita di chi ha lavorato, magari silenziosamente, Sabatini, Pallotta, gente comunque che capisce di calcio, perché alla fine soprattutto Sabatini ha dimostrato che capisce di calcio, perché e la Roma è forte in questo momento, la Roma sta uscendo fuori, la Roma secondo me è la vera anti-Juve di questo campionato. Continuo a dire che la Roma, se si mette in testa di giocare l'Europa League decentemente, la può vincere, perché secondo me è più forte del Manchester United, te lo dico adesso, la Roma è più forte del Manchester United, quindi in questo momento è la squadra più forte dell'Europa League, poi bisogna vedere chi scenderà dalla Coppa Campioni, però nella squadra, adesso la Roma è la squadra più forte che c'è in Europa League, quindi se si decidono di giocare, se decidono di giocare la possiamo vincere, perché sono convinto di questo. La Roma è forte e bisogna stare calmi, bisogna stare vicini, quando arriverà la sconfitta della Roma non bisogna ricominciare, non siamo capaci, non siamo buoni, eccetera, 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 come si fa a Roma. Adesso non siamo campioni, non siamo fenomeni, siamo una buona squadra in crescita. Allora, nel frattempo dallo studio un saluto va a tutto quanto per l'altro Bellucci, per il mister Gufo dell'Occhio del Gufo, in onda ogni lunedì dalle ore 20:30 in poi sul canale 871 di Young TV, il calcio minore, il calcio dilettantistico, offerto, proposto e formulato da Bruno Bellucci con tantissimi ospiti. Seguitelo e seguite le tracce audio dell'Occhio del Gufo di Bruno Bellucci su Stap Radio di Stefano Tini e su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Fabrizio Buslenga, allora, crisi finita, ormai la Roma si è definita, si è imposta, si è tolta la maschera, quindi è l'anti-Juve per eccellenza più del Napoli, o piano, calmi, tranquilli, non sogniamo troppo? Allora, intanto un saluto all'amico Bruno Bellucci, ovviamente, grande Occhio del Gufo, ovviamente. Per quanto riguarda la Roma, io sottoscrivo le parole di Vittorio, con la Roma di certo non c'è mai nulla, quindi attenzione, rimaniamo coi piedi per terra, perché poi rischiamo sempre di farci del male. Detto questo, la Roma ha vista anche a Sassuolo, a Reggio Emilia, comunque è una squadra che ha dimostrato che comunque quando vuole alzare il ritmo lo fa senza alcun problema, al di là della squadra che ha davanti, e comunque dimostra la propria superiorità tecnico-tattica. Ovviamente la partita di domani non sarà una partita semplice, perché nessuna partita, soprattutto delle squadre che affrontano la Roma, che sembra ogni volta che arrivino rinvigorite ad affrontare i giallorossi, comunque è una partita dove la Roma ha delle qualità nettamente superiori all'Empoli e quindi può portare a casa i tre punti. Io dico deve portare a casa i tre punti, deve, vuole essere deve. come noi pensiamo l'anti-Juve. Io sono sincero, credo che la Roma in questo momento, perlomeno anche causa l'assenza di Milik, al Napoli sia superiore alla squadra partenopea e sia effettivamente l'anti-Juve, però per essere anti-Juve devi vincere soprattutto queste partite dove devi dimostrare nettamente la tua superiorità, e la Roma, prima di arrivare a una serie durissima di partite in cui ci vedrà affrontare il derby, poi il Milan e la Juventus, comunque ha quattro partite dove, se vuoi lottare, ragazzi, per lo scudetto devi comunque fare 12 punti, secondo me, perché sono l'Empoli, poi sono il Bologna in casa,
poi la sosta, ovviamente dopo la sosta si ricomincerà con la trasferta difficile, perché quello è un campo difficile in tutti i sensi, sia per la squadra che affronti, anche per, tra virgolette, l'odio calcistico nei nostri confronti, a Bergamo contro l'Atalanta, e poi hai il Pescara in casa la settimana prima del derby. Queste sono quattro partite che comunque la Roma, se vuole lottare per lo scudetto punto a punto con la Juventus, deve fare, io dico, 10-12 punti. Quanto influisce... Aspettate, scusate, quanto influisce la perdita di Alessandro Florenzi per tutto il resto del campionato? Perché pure ammesso e non concesso che accadesse il miracolo e a metà marzo potesse rientrare, prima che ritrova la forma, il ritmo partita e via discorrendo, il campionato va verso la sua chiusura. Allora, può sopperire a questa gravissima carenza la Roma nel suo interno, o a gennaio si deve a tutti i costi acquistare un cursore buono di fascia destra? Vittorio Bellucci. Allora, si parla di 3 mesi di assenza, quindi forse Florenzi riuscirà per fine marzo, anche perché io ho un ragazzo molto volenteroso, giovane, ha questo fisico, secondo me recupererà Florenzi anche in fretta. Però certo è un'assenza importantissima. La Roma secondo me deve prendere un centrocampista più che un cursore a gennaio, un centrocampista, perché siamo veramente pochi, perché con l'assenza di Florenzi sulla destra tu comunque puoi avere Rudiger che lo può fare, hai Perez che lo può fare, quindi alla fine a Mario Rui rientra a dicembre, quindi si a sinistra anche con Rui, a Juan Jesus è a posto, e Sec, secondo me serve un centrocampista, perché lì siamo numericamente pochi, perché De Rossi, Nainggolan, Strootman e Paredes, 4, siamo rimasti 4, perché Florenzi poteva fare questo, si può inventare Perotti nei 3, ma insomma è sempre un giocatore. Ho capito, ma a gennaio con Salah che va in Coppa d'Africa, che facciamo? Giocherà secondo me con Perotti e Shaarawy. Hai i Turbe, che comunque ce l'hai, i Turbe, e giocherai così. Avresti bisogno, ragazzi, di un grossissimo calciomercato di riparazione a gennaio, perché dovresti teoricamente prendere 3 giocatori, perché dovresti prendere un intermedio di centrocampo, io credo, come dice giustamente Vittorio, perché ragazzi abbiamo di fatto pronti per lottare per il vertice 4 centrocampisti, perché sono De Rossi, Paredes, Strootman e Nainggolan, quindi ne devi prendere perlomeno un altro, perché io non considero comunque ancora pronti Gerson e gli altri che vengono appresso. Detto questo, poi hai la necessità secondo me di sostituire Salah, perché comunque peserà l'assenza di Salah, e io credo che una pedina in attacco comunque la dovrai prendere, perché tu ad oggi non hai né sostituto di Salah in caso di assenza, ma comunque mancherà ovviamente per un mese per la Coppa d'Africa, ma non è neanche il sostituto di Dzeko, quindi comunque una figura in attacco la devi prendere. E poi io credo, non so se siete d'accordo, anche un centrale di difesa, perché comunque Vermaelen è finito proprio nel Vermaelen torna al mittente, ragazzi, Vermaelen ritorna a casa, credo anch'io, Roberto, quindi comunque dovrei prendere anche un centrale di difesa, considerando che comunque Rudiger può fare il terzino destro, a destra hai comunque anche Bruno Perez, ovviamente a sinistra ritornerà Mario Rui dall'infortunio, Emerson Palmieri sta dimostrando almeno in queste ultime partite di essere un giocatore che può stare in questa rosa. Io a questo punto direi che è fondamentale l'arrivo di un centrale di difesa. Guarda Fabrizio, hai ragione, il sostituto di Salah non lo prenderà la Roma, non lo prenderà assolutamente, perché non sottovalutiamo una cosa. Noi pensiamo che Salah sia lontano da Roma un mese, ma non è così, perché l'Egitto di solito non è una squadra che arriva fino alla fine. Però ricordiamo, Vittorio, che i giocatori della Coppa d'Africa che giocano a Roma vincono la Coppa d'Africa e giocano tutti. E se l'Egitto vince la Coppa d'Africa è clamoroso. Ricordatevi insomma, come tornò Gervinho tornò come il fantasma di se stesso, ragazzi, e ci è voluto del tempo. Gervinho vinse la Coppa d'Africa, è la Costa d'Avorio, è una squadra che punta a vincere. Di solito le squadre che vincono la Coppa d'Africa sono o Camerun, o Ghana, o Costa d'Avorio, o Senegal, sono queste quattro. L'Egitto non si è mai visto. E poi quest'anno comunque a gennaio c'è una sosta più ampia rispetto agli altri anni, per questo si sta giocando di più, quindi a gennaio ci fermeremo
forse 2 o 3 settimane il campionato italiano. Scusatemi, sarà un fatto completamente negativo, solo qui in Italia succede questo, perché poi dopo non ci lamentiamo se i giocatori che giocano da noi, italiani o stranieri che siano, quando vanno in campo europeo sono ridicoli a dir poco, sono negativi, non hanno condizione fisica, devono recuperarla, mentre gli altri che seguono un altro ritmo di soste e di partite giocate rendono al massimo, rendono 4 volte di più, e sotto gli occhi però di è vero anche, Roberto, è anche vera una cosa, guardiamo, noi esaltiamo tanto la Premier League, campionato fantastico che io amo come amiamo ognuno di noi in questo momento il collegamento radiofonico, però dico anche una cosa, attenzione perché poi le squadre inglesi arrivano sempre scoppiate alla fine del campionato, all'ultima parte della stagione, se ci fate caso è uscita anche più volte la problematica della Football Association chiedendo perché anche in Premier League si debba giocare così tanto con addirittura 3 coppe di Lega, cioè quindi alla fine ci sono i pro e i contro in tutto, la Bundesliga comunque ad esempio si ferma invece per l'inverno, quindi io comunque, Roberto, devo dire poi alla fine ci sono i pro e i contro della situazione. Sulla Coppa d'Africa fatemi fare una battuta, io ma perché si deve giocare questa Coppa d'Africa? Sì, bravo, ma poi perché gennaio. Si deve giocare a gennaio? Ma poi a gennaio. Però ecco Fabrizio, tornando al discorso della sosta, io sono d'accordo a fare una sosta più lunga a gennaio perché è stata presa questa decisione anche per una questione climatica, perché troppo spesso a gennaio ci sono campi la sera allagati, il calcio, vengono sospese le partite perché non abbiamo gli stadi che possono reggere tutta quella pioggia, quindi molto spesso è capitato anche alla Roma in passato di andare a giocare, la Roma è una squadra tecnica, magari quei campi pesanti ci danneggiano, quindi l'idea di fermare 3 settimane a gennaio il campionato potrebbe essere anche giusto, quindi Salah mancherebbe, magari contiamo un paio di settimane, però attenzione, sottovalutiamo Bruno Peres, il ruolo di Salah lo può fare benissimo, perché l'ha fatto col Torino, un esterno alto, quindi tu in teoria spostando, allora potrebbe aver ragione Fabrizio, prendendo un centrale in più, tu a destra avresti comunque Rudiger che lo può fare e che ci gioca in nazionale tedesca con ruolo di terzino destro, ricordiamolo. A quel punto tu puoi spostare anche Bruno Peres per quelle 2 settimane, 3 settimane in avanti, facendolo giocare, quindi in teoria il centrale potrebbe essere veramente una mossa importantissima, un difensore centrale e un centrocampista. Il difensore centrale più facile da prendere è uno che lo prendi in prestito a 0 in questo momento, è Sakho del Liverpool, che non sta giocando perché comunque ha avuto problemi anche di doping, perché quindi è un giocatore che in questo momento è fuori rosa, è fermo. Bellucci, chiedo scusa, ma se ha avuto problemi di doping ce lo dobbiamo prendere noi? Come funziona? Doping, ma non doping pesante di droga. Ho capito, ma non va bene lo stesso. Cioè, boh. Lo so, lui lo prendi a 0. E altri giocatori che potresti prendere sono i tuoi, dal Sassuolo, belli, e li senti. Oh, sentite, vi faccio una domanda a proposito della difesa. Ma Spalletti comincerà pure a ragionare che Juan Jesus, con tutti i limiti e amnesie di memoria che ha quando gioca e non rispetta lo schema prefissato, è un centrale e non è un terzino? Vittorio. Fabrizio. No, vabbè, ma guardate, sono rimasto interdetto su Juan Jesus perché sinceramente non ci sono più parole per questo giocatore, ma non per lui, ma perché sono assurde le cose che fa quando scende in campo. Cioè, lui a volte tenta anche delle giocate, dei numeri che non gli appartengono, che non sono parte del suo repertorio e che secondo me poi lo portano a commettere questi gravissimi errori. In ogni caso io credo che Juan Jesus da centrale possa fare addirittura più danni che da terzino. Si è capito che ormai è l'unico ruolo che può fare, ma secondo me non nella Roma che vuole lottare per lo scudetto, ma in altre squadre, è quello di terzino sinistro. Come centrale secondo me è stato totalmente bocciato. Poi tra l'altro in questo momento dove tu comunque hai il ritorno di Rudiger, tra l'altro in conferenza stampa Spalletti poco fa ha detto che potrebbe addirittura domani forse giocare anche dal primo minuto, io credo sulla corsia di destra, e hai comunque scoperto un Fazio che sta dimostrando di essere un giocatore che può tranquillamente far parte di questa rosa. Io credo che Juan Jesus ad oggi
sia la seconda scelta per la fascia. Allora vi dico subito, potrebbe diventare la terza, scusa Roberto, prego, potrebbe diventare la terza con il rientro di Mario Rui. Ormai credo che anche Emerson Palmieri lo abbia scavalcato nelle gerarchie. Vero, 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 perché vi dico subito, l'ultima proiezione che ci sta giungendo da Empoli, dai nostri tra virgolette inviati, ci danno il quartetto di difesa giallorosso da destra a sinistra con Rudiger, Manolas, Fazio ed Emerson Palmieri, che dovrà giocare a pallone e non a karate o a kung fu, insomma, che dir si voglia. Comunque confermato quello che state dicendo voi, quindi Rudiger e Palmieri sulle fasce, Manolas e Fazio e non Juan Jesus invece centrali. Vittorio Bellucci. A centrocampo? No, no, sono d'accordo, io però non voglio mettere ancora in croce nessuno, perché, ripeto, io quando ho sentito i fischi su Juan Jesus mi sono arrabbiato, anche qui l'ho detto a voi. Mi sono anch'io, assolutamente. Per quei pseudo tifosi che ti permettono di fischiare un giocatore che indossa quella maglia, soprattutto durante la partita. Juan Jesus non verrà riscattato dalla Roma, perché la Roma l'anno prossimo, per prendere Juan Jesus, deve pagare 10 milioni di euro. Credo che insomma sia sotto gli occhi di tutti che verrà ridata all'Inter, non c'è l'obbligo di riscatto, così come per Malen. Quindi l'anno prossimo tu dovrai rifare tutta la difesa, perché comunque sia Juan Jesus che Vermaelen verranno rimandati. Però ce l'hai adesso, e la cosa che a me dispiace di Juan Jesus è che è un giocatore che magari per 85 minuti gioca bene, lo vedi che comunque è attento, poi ha delle amnesie spaventose, cioè improvvisamente si spegne proprio il cervello, cioè fa delle cose clamorose. Perché poi uno lo vede fisicamente, tecnicamente, cioè forte di testa, poi però improvvisamente si annebbia. Vero, 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 vero. L'uomo passa la palla all'avversario, fa delle cose clamorose, clamorose. Per esempio il Juan Jesus visto a Napoli ha fatto un partitone su quella fascia, Callejon è stato sostituito, perché non l'ha vista mai. Quindi è quello che a me dà fastidio, perché io sono convinto che Juan Jesus i mezzi ce li abbia, perché è un giocatore che comunque... Ma questa sicurezza che non... Questa sicurezza che non verrà riscattata esiste realmente? Perché io ho notizie diametralmente opposte alle tue, Vittorio. Fabrizio, non verrà riscattato, ne hai notizie anche te? Ma guardate, sinceramente io credo che non verrà riscattato, perché comunque la Roma cercherà di sostituirlo con qualcuno di livello superiore. Poi addirittura ho sentito dire che il riscatto di Juan Jesus fosse legato alla salvezza dell'Inter, qualcosa del genere. Cioè, vabbè, una cosa proprio quasi ridicola, nel senso che sembrerebbe che c'è questo gentleman agreement legato a questa praticamente quasi presa in giro. Ma io non lo so, al di là di questo, che poi al tempo che trova, io credo che alla fine non verrà riscattato dalla Roma. Per quanto riguarda invece, prima sentivo che Vittorio Roberto, non so chi dei due, parlava del centrocampo. Io credo che domani il mister Luciano Spalletti darà un turno di riposo a Daniele De Rossi e credo che giocheranno, a mio avviso, Paredes e Strootman con Nainggolan nel ruolo di incursore. Allora chiediamo un attimo a chi sta qui di verificare sui monitor le ultime proiezioni sulla formazione giallorossa, perché noi avevamo una notizia completamente contraria, ovvero sia che Strootman non in complete condizioni fisiche, cioè non in positivissime condizioni fisiche, sarebbe partito dalla panchina, mentre De Rossi titolare dal primo minuto. Vittorio Bellucci. Sì, anch'io. Io, da quello che so, giocherà con Nainggolan, De Rossi e Paredes, con questi tre di... Io invece, siccome non l'ho sentito Luciano Spalletti, ma Perotti è stato convocato? Torna? Perotti e Bruno Perez sono tutti di nuovo a disposizione e sembra che anche il giovane Nura sia tornato a disposizione. Perotti, ragazzi, Perotti è un giocatore fondamentale. Allora, vi chiedo scusa dallo studio centrale, vi do i 2 più 3, facciamo i 4 più 4 di Noro Orlandi tra un po', che dovrebbero affiancare il signor Zego. Cominciamo da Paredes, De Rossi, Salah, Nainggolan ed El Shaarawy. A voi la linea. E quindi qui dà la conferma di forse Perotti ancora non sta bene. Perotti in panchina. È vero che poi tu giovedì abbiamo un'altra partita fondamentale, questo giovedì, fuori casa contro l'Austria Vienna, no? A Vienna devi fare 3 punti, ragazzi. Diventa una partita quella da dentro fuori, visto che hai buttato al vento la qualificazione, perché vincendo quella partita eri praticamente qualificato. Invece in
questo modo devi andare a vincere lì a Vienna, quindi tu tra 3 giorni hai un'altra partita importantissima per passare il turno da primo, anche perché non dimentichiamo che passando il turno da primo entrano 7 milioni di euro nelle casse della Roma, cosa che non succederebbe se arrivi secondo. Quindi in un girone del genere con Vittoria Pilsen, Austria-Vienna e Austria-Giurgiu non arrivare primi, ragazzi, è una vergogna. Cioè, io lo dico adesso, se non si arriva primi a sto girone è vergognoso. Io veramente, abbiamo un girone di squadre di Serie B, perché anche la stessa Austria-Vienna che ha pareggiato con noi è venuta a fare la partita della vita con una Roma con tutti i rincalzi, cioè credo che insomma la Roma sia nettamente più forte. Quindi giovedì mi aspetto in campo la Roma. Cioè Spalletti, capisco, giovedì è importante, giovedì bisogna giocare, ecco, con se non gioca Perotti e Perez domani, devono giocare giovedì Perotti e Perez in campo tutte e due. Io per esempio Edin Dzeko lo farei giocare anche giovedì, perché in questo momento questo è un giocatore che più gioca e meglio è, secondo me. Vero. Questo è un momento che è un giocatore che più gioca e meglio è. E continuo a dire che Totti il titolare non lo può fare. Io continuo a dirlo, però sta lì, sta l'auto. Pronto, sta subito pronto a entrare in caso di necessità o di gioco degli ultimi 10-15 minuti, va bene anche così. Bravissimo, insomma, Io con l'Austria-Vienna in casa in Europa League, Totti, se vi rivedete la partita, ha cominciato a giocare, a fare gli assist, a fare tutti a 20 minuti alla fine. È vero, c'ha 20 minuti di autonomia, complimenti. Quindi è inutile che continuiamo a dire mettiamo il titolare in Europa League, con l'Austria-Vienna non puoi giocare lì, li corrono come saette, è vero. Fabrizio Busnengo invece sarà domani la partita dell'ex, perché se anche c'è stato un campionato solo, Paredes è stato protagonista con la squadra toscana l'anno scorso insieme a Saponara, insieme a tanti altri che non ci sono più. Ieri, durante questa è la Roma, è uscita fuori da parte della nostra chat: ma perché la Roma non acquista pure Saponara per il suo centrocampo? Perché il futuro magari tu potresti avere Saponara, Paredes e Gerson. Vabbè, si era proiettati in un fantacalcio, tra parentesi, però diciamo che è stato lo spunto di un'enorme riflessione, dove certi opinionisti sono stati completamente contrari, altri dicono invece vabbè, si potrebbe provare a tenere Saponara in panchina, che è un ottimo rincalzo per la Roma, ma magari forse avremmo trovato dei geometri a centrocampo che dirigirebbero il gioco. Che ne pensi, Fabrizio? Beh, se ne è parlato molto della possibilità addirittura anche a gennaio di ingaggiare Saponara. A me è un giocatore che sinceramente piace molto, quindi potrebbe tranquillamente essere il quinto centrocampista della Roma, quindi è un giocatore che io terrei d'occhio in prospettiva per un prossimo acquisto. Detto questo, Leandro Paredes sta dimostrando anche e soprattutto nelle ultime giornate di essere cresciuto molto, moltissimo da inizio del campionato. Sembra che la cura Spalletti stia funzionando molto bene, che il mister gli stia veramente insegnando i tempi di gioco che lui deve avere, perché mi sembra che ha cambiato molto radicalmente il suo modo di giocare dalle prime apparizioni stagionali. E ricordiamo come Spalletti era molto attento, anche critico a volte quando Paredes sbagliava, sul gioco che doveva avere lo stesso argentino in campo, e mi sembra che Paredes stia prendendo molto molto rapidamente e molto molto bene. Credo che domani giocherà titolare, io continuo a credere che domani verrà dato un turno di riposo a Daniele De Rossi, ma per due motivi: uno, perché comunque Strootman ha bisogno di minutaggio dopo questo infortunio banale ma al tempo stesso fastidioso che ha avuto con la nazionale olandese, che tra l'altro ha creato tutte quelle polemiche con il CT Blind, e al tempo stesso proprio perché giovedì è una partita fondamentale dove io credo la Roma almeno a centrocampo debba mettere il trio titolare con De Rossi, Strootman e Nainggolan, e quindi credo che domani si dia la possibilità di rifiatare un attimo a Daniele De Rossi, che comunque le sta giocando tutte e le sta giocando anche molto bene, sottolineiamolo, perché sì, bravo. Perché si critica sempre Daniele De Rossi quando gioca male, e per carità lo facciamo anche noi giustamente, ma bisogna anche fargli complimenti quando è tra Vero. I migliori, perché in questo momento Daniele De Rossi secondo me è tra i migliori in campo della Roma. Si è ritrovato, esatto, si è ritrovato. Ma io direi che oltre
fisicamente, si è ritrovato psicologicamente. Pensateci un attimo. Il De Rossi... Guarda, io Roberto, scusa che ti interrompo e poi chiudo, ti lascio la parola. Io ero a Reggio Emilia mercoledì sera, ho visto Daniele De Rossi poi anche quando è venuto a fine partita comunque sotto il settore dove eravamo noi romanisti. Poi dopo, prima di chiudere, fatemi fare una parentesi anche sul tifo perché è doverosa. Sì. E ho visto un Daniele De Rossi a petto nudo che comunque mostrava di essere molto molto tirato, quindi io devo dire che è in forma sia atletica che fisica, ma anche, come dici te, ha ritrovato anche da un punto di vista psicologico determinate certezze che forse anche a causa delle critiche feroci che vengono sempre fatte, nei confronti di questo giocatore in maniera fin troppo esagerata, a mio modesto avviso, comunque gli avevano portato sicuramente degli effetti negativi. Allora, io anticipo che quando ci sarà l'occasione fortunata e positiva che Busnengo e Bellucci saranno insieme allo stadio oppure in separata sede, ci manderanno delle tranche audio che noi rimanderemo per radio per avere i loro commenti anche a botta calda sulla Roma, o tutte le volte che riterranno opportuno darci qualche notizia sulla Roma ce le manderanno via WhatsApp, noi le faremo ripartire subito su tutti i nostri canali del circuito radiofonico per essere sempre vicini a voi. Tra parentesi, mi sono tecnicizzato pure io, allora sfruttiamo la moderna tecnologia. De Rossi ritrovato, Vittorio Bellucci, noi lo criticavamo giustamente quando era evanescente, un fantasma, ma un De Rossi così, sinceramente, guai a chi ce lo tocca. Sì, ma un De Rossi così gli va prolungato il contratto subito, certo a cifre diverse, quindi se De Rossi ha questa voglia di continuare a giocare, parliamo comunque uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia, quindi ben venga, e se lui ha questa volontà deve rimanere a Roma anche l'anno prossimo, insomma, di prolungare il contratto almeno di un altro anno a cifre, ripeto, diverse da quelle attuali, ma credo che su questo non ci siano problemi con Daniele, perché il fatto che lui voglia rimanere a Roma credo che sia sotto gli occhi di tutti. Proprio ieri la notizia del rifiuto di Daniele Rossi alla Juventus, no? Quindi Daniele Rossi che ha detto no alla Juve, a differenza di qualche altro giocatore. A proposito, apro una parentesi, dove sono finite le vedove di Pjanic, visto che a Torino se lo trovano per strada già gli menano, e ve lo dico con certezza, Pjanic, perché già non lo possono più vedere. Va piano Pjanic, lui va sempre piano, no? Dai. Giocatore, quando dicevamo che era un giocatore mediocre, tutti quanti, ah no, è un campione. Campione che fa il quarto gol contro la Sampdoria, al terzo sul 4-1, ma poi con Real Madrid, con le squadre importanti, non la prende mai. Insomma, carissimi, no, ragazzi, è un giocatore che sparisce. Carissimi ragazzi, io vedo che il centrocampo giallorosso, vi dico ragazzi perché io sono vecchietto, ho 201 anni, quindi lo posso dire. Però senza Pjanic il centrocampo della Roma si è sciolto, cioè giocano tutti, corrono tutti. Probabilmente lui che diceva che il problema erano Totti e De Rossi tra le righe, non ha mai fatto i nomi, ma si capiva che il problema era verso di loro. Forse era proprio lui il problema, perché andava troppo a corrente alternata. Quando ci aspettavamo che il signor Piano Pjanic facesse il salto di qualità, ci deludeva sempre. Allora, meglio un probabile campione di meno e un giocatore di più piuttosto che il contrario. Un giocatore che si permette di dire che è andato a un'intervista, sono andato via da Roma perché a Roma non si vince nulla. Cioè, io gli farei semplicemente una domanda: scusi, ma lei in questi 5 anni dove ha giocato? Se è non vero. Si vince nulla, sarà colpa sua o è colpa della Roma? Oh, vi dico... Se la Roma vince si deve rinchiudere, lo sapete. Certo, vi dico sul versante diametralmente opposto che c'è stato un giornalista in conferenza stampa, perché io lì sono stato presente per altri motivi professionali, che veniva dal nord, che ha tentato di incastrare Juan Jesus tentando di farlo parlare male dell'Inter. Lui che cosa ha detto? Dice: io all'Inter devo un monumento perché in Brasile non ero assolutamente nessuno, mi hanno scoperto, lo ringrazio perché sono stati 4 anni della mia vita bellissimi, ma adesso voglio risultare positivo con la mia Roma. Quindi c'è modo e maniera di rispondere. È chiaro che il giornalista ci prova, tenta di farti dire, di fare lo sgub, come dice Aldo Biscardi, però se tu sei un signore dentro, attenzione, dico dentro, non come dote tecniche, tu non rispondi in quella maniera: a Roma non si vince niente, c'è tutta una storia assurda, c'è questo e c'è quello. Tu stai sputando nel piatto dove hai mangiato, mi dispiace dirlo, so trucido, però... No, ma bisogna aprire anche gli occhi a Roma, nel senso, quando parliamo di questi grandi campioni che abbiamo nella nostra squadra, no? Questi grandi campioni quando se ne vanno da Roma alla fine falliscono tutti,
o il 90% dei casi. Cioè, a Roma c'è stata gente che ha protestato quando è andato via Osvaldo. Osvaldo ha finito di giocare a pallone. Osvaldo suona la chitarra. Sì, Osvaldo c'ha la band. Osvaldo suona adesso. A Roma, quando è andato via Mexès, sembrava la fine del mondo. Mexès è andato al Milan, ha fatto ridere. Cioè, quindi piani, c'è un altro mezzo giocatore. I campioni sono quelli che magari fanno meno tacchetti ma sono concreti e vincono le partite. Cioè Strootman, non l'ultimo visto, Nainggolan è un giocatore nettamente più forte di Pjanic. Magari non avrà la sua tecnica, non c'ha il calcio di punizione, ma è uno che comunque tutte le partite ti prende 6.5, 7. Vero. È quello il giocatore che ti fa vincere. Marchisio è un giocatore che non avrà la tecnica di Pjanic, ma Marchisio è nettamente più utile. Non lo vede proprio, ragazzi. Marchisio è il giocatore più forte a centrocampo, secondo me, che in questo momento alla Juventus è un geometra da paura. È un geometra di centrocampo. La sua assenza ha pesato molto nel concorso totale. Quindi parliamo di un giocatore che secondo me è di gran lunga superiore. Ma Pjanic, l'abbiamo detto, è un giocatore discontinuo che soprattutto fa prestazioni eccellenti con le piccole, chiamiamole così. Con le piccole. Ma poi sparisce nel big match. Con il Milan, ragazzi, il peggiore in campo di tutte e due le squadre è stato, senza ombra di dubbio. Una cosa volevo dire, Roberto, allora, tornando al discorso che avete fatto prima, no? Per quanto riguarda Saponara, allora Saponara è un giocatore molto interessante, anche se quest'anno sta giocando decisamente male nell'Empoli, tocchiamo perlo perché domani gioca contro di noi, però quest'anno sta fallendo un po' la stagione, forse doveva cambiare aria. Non ma non c'è più l'Empoli dell'anno scorso, Vittorio, scusami, Tocchiamo sempre ferro perché l'Empoli non segna mai. Quando ho sentito questa notizia, l'Empoli in 10 partite ha segnato solo in una gara. Eccola. Se pare che contro noi non sono capaci di fare 2-3 gol. E perché proprio contro? Ma perché proprio contro di noi, ragazzi? Perché? Perché noi ce ne abbiamo nel DNA queste cose. È perché no? La storia della Roma, ragazzi. Ma perché le trasferte, scusate, ma le trasferte di Cagliari e di Torino non ci hanno insegnato proprio nulla, allora? Siamo decoccio, come si dice a Roma. Dico, voglio dire anche una cosa bella su questa che hai detto tu adesso. Apro un'altra parentesi, no? E poi io dicevo, ecco, concludo con Saponara. Io più che Saponara, che è un trequartista, andrei a prendere Rincon. Tra i nomi che ci sono stati detti, a me piace molto. Esatto, anche Massimo Penzo, che ci sta ascoltando e salutiamo cordialmente e affettuosamente, uno degli opinionisti di questa alla Roma, dice servirebbe alla Roma servirebbe Rincon. Ma Rincon sì. È il più adatto, secondo voi? Sì, Rincon è un grosso giocatore. È un giocatore di temperamento, un giocatore che sa fare l'intermedio sia a destra che a sinistra, ma addirittura anche il centrale. Quindi è un giocatore proprio forte, fa anche i suoi 5-6 gol all'anno, che per un centrocampista insomma non va mai male. E io lo prenderei di corsa Rincon alla Roma. Rincon lo prenderei di corsa perché poi serve proprio a livello anche di temperamento. E però io sono d'accordo con Vittorio, è un altro nome che a me piace molto, anche se diciamo sicuramente è un giocatore un po' più offensivo rispetto a Rincon, è Lucas Torreira della Sampdoria, un giocatore che secondo me è cresciuto molto, sì, è giovanissimo, parliamo di un classe 1996, quindi no, è molto molto Rincon giovane. Ti va un po' più sul sicuro, dipende da quello che vuoi quest'anno. Cioè Rincon è il classico giocatore che già gioca in Italia da qualche anno, è pronto di temperamento e c'ha l'età, perché parliamo comunque, credo, un giocatore di 25-23 anni, quindi un giocatore già con esperienza alle spalle. E quindi sì, anche Torreira è bravo, è un bel giocatore, però in questo momento se vuoi la sicurezza andrei più su Rincon. Rincon del Genoa, con la maglia numero 88 esattamente. E quindi forse addirittura è l'88, quindi ne ha 28 di anni. No, dell'88 è il numero della maglietta, poi di anni ne dovrebbe avere comunque. Forse ha scelto questo numero proprio per la data di nascita. Qua Federico, che è più 13 gennaio 1988. Federico, qua, che è più informato di me, mi sta dicendo questo, è vero. È una piena maturità, quindi potrebbe essere molto utile. Per quanto riguarda il Cagliari, io volevo dire, sì, la Roma a Cagliari è colpa sempre nostra. Poi mi dovete spiegare una cosa: come mai questa squadra, quando incontra qualche altra squadra, fa sempre le passeggiate di salute? Domenica è venuta a fare la passeggiata a Roma dopo che 3-0, cioè la passeggiatina vengono a fare, poi incontrano la Roma, la maglia giallorossa, e vedo Storari che va avvelenato. Vabbè, ma Storari è di Roma, ragazzi, Storari è di Roma, è romanista dalla testa ai piedi.
Ma il romanista della testa, Storari, doveva fare bella figura, ma è normale questo. Ho capito, facesse bella figura pure con altre squadre, però non andassero a fare la passeggiatina quando puntano altre squadre. E non sono gli unici, purtroppo. Io devo dire una cosa, a me il Sassuolo è una squadra, per esempio, cito il Sassuolo perché ci abbiamo appena giocato mercoledì, che sta molto simpatica, ma sono contento al tempo stesso che gli abbiamo ammollato questi tre gol, non solo ovviamente per la vittoria della Roma, ma anche perché il Sassuolo, ragazzi, è un'altra squadra che quando affronta determinate società, non faccio nomi, da Juve ovviamente, non scende mai in campo. No, con la Juventus, cioè, si tira sempre indietro. Cioè praticamente Berardi quando c'è la Juve mai. Sempre sì. Sì, 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 sì. È vero, è vero. Sarà una coincidenza, ma è una coincidenza, ragazzi. Su, non mettiamo altri sospetti nella testa delle persone. Allora, mi dicono che alle 16:40 dobbiamo chiudere il collegamento, che c'è la pagina del Crotone tra qualche minuto. Per cui, allora, io vorrei invece sentire da voi due, comincia prima Fabrizio e poi Vittorio, la rinascita di El Shaarawy dopo un periodo di opacità. Adesso El Shaarawy si accentra anche, va molto più vicino a Zeko, permette a lui di stare leggermente più defilato dall'area di rigore, e da quando si incrocia questo meccanismo, Zeko è il capocannoniere. Che ne pensate? Comincia Fabrizio. Allora, El Shaarawy ha avuto un inizio di stagione abbastanza deludente rispetto a quello che avevamo visto dal suo arrivo a gennaio fino alla fine del campionato scorso. Adesso, a partire dalla partita contro l'Austria-Vienna in Europa League, è tornato nel Shaarawy di altissimo livello, e tra l'altro mi sembra che per il gioco della Roma in questo momento sia fondamentale, per certi versi addirittura forse in questo momento la sua presenza è anche quasi più importante di quella di Perotti per quello che dà poi al resto della squadra, perché mi sembra che con un El Shaarawy così, che fa avanti e indietro su quella corsa, aiuta su quella corsia, aiuta anche in fase di non possesso per quanto riguarda la parte difensiva, comunque abbiamo poi un Salah che si può molto più avvicinare all'area di rigore, quindi diventare sicuramente ancora più deleterio per le difese avversarie, e poi anche lo stesso Dzeko lo vedo molto molto meglio con El Shaarawy e supporto, quindi è un giocatore che secondo me è fondamentale in questo momento per la Roma e va tutelato in tutti i modi, io credo. Vittorio. Sì, beh, parliamo di un ragazzo. Di un ragazzo italiano, comunque italiano, quindi diciamocelo stretto, deve migliorare un po' nella continuità, ma anche nella stessa partita, perché alterna a volte grandissime giocate a stupidaggini enormi, anche delle volte lo vedo che vuole anche esagerare, no? Per esempio anche con il Sassuolo ha cercato due o tre volte il colpo di tacco anche al limite dell'area di rigore della Roma in uscita in un'occasione, quindi quelle sono cose che non deve fare, deve migliorare in quei tangenti della partita, ma è giovane, è un giocatore che ha comunque tanti margini di miglioramento, è un giocatore che va tenuto nella Roma, insomma, io non so, ormai i titolari in una squadra di calcio sono 15, perché la verità è che forse è un titolare anche se salta 8-10 partite, e Shaarawy lo stesso, è un titolare anche se salta 8-10 partite, Paredes, possiamo dire che Paredes è uno che fa panchina, è un titolare, quindi ci sono giocatori, e ormai una squadra forte ha 14-15 titolari, e la Roma per fortuna ce li ha, bisogna aggiungerne ancora qualcun altro in questa squadra. Io concludo, visto che stiamo dicendo, stiamo concludendo con Dzeko. Dzeko mi sta facendo godere, perché vedo finalmente quello che ho sempre sognato, insomma, no? L'attaccante che comunque cambia la partita, l'attaccante che è un attaccante atipico, un attaccante che comunque gioca, a volte lo vedi scontroso, lo vedi che dorme, perde dei palloni banali, scivola eccetera eccetera, poi improvvisamente però ti fa la giocata, è splendido il rigore, ragazzi, il rigore di Dzeko, guardate che era una difficoltà estrema in quel momento, io avevo paura tremenda che lo tirasse alto, avevamo paura che lo tirasse alto, una paura tremenda in quel momento della partita, lui si è preso quella responsabilità, ha tirato quella passata, e poi quell'esultanza così rabbiosa verso quello spicchio di tifosi meravigliosi della Roma, fantastici come sempre, continuo a dire, ci manca in un modo pazzesco, la curva sta mancando a questa Roma, perché alla Roma a fine anno alla Roma mancano 10-12 punti. Allora, guarda, approfitto,
Signor prefetto di Roma, signor questore, voi che componete l'osservatorio permanente sulle manifestazioni sportive e monitorate anche questa rubrica, vi chiediamo, vi esortiamo a togliere questo blocco così negativo che è dedicato soltanto, per quanto ci riguarda, alla nostra tifoseria e alla nostra città. Se così continuassi, io spero, io Roberto De Angelis, spero che la S Roma possa andare a giocare in altre città, in altri stadi vicini, in maniera tale che l'Olimpico rimane deserto la domenica. E questo vorrei che lo facessero sia la Roma che la Lazio, perché così non si può andare avanti. Le mele marce ci sono da tutte le parti, in tutte le città. Non vedo perché deve pagare soltanto la nostra tifoseria, la nostra capitale, la nostra città. C'è tanta gente normale che va allo stadio e si vuole soltanto divertire. Ci sono pure quelli che non si vogliono divertire, ma quelli devono essere isolati anche con altri sistemi che si hanno già a disposizione. Fabrizio Busnengo a concludere. Siamo l'unica squadra che gioca in casa quando gioca in trasferta. Io dico questo, l'ha ribadito anche oggi in conferenza stampa Luciano Spalletti, che ha fatto i complimenti a tutti noi romanisti che eravamo in quel di Reggio Emilia mercoledì sera, perché comunque ha detto in maniera molto intelligente, mi permetto di dire, che comunque era un settore a bordo campo dietro alla porta e nessuno ha fatto nulla e nessuno ha detto nulla, solamente si è solamente tifato e sostenuto la maglia e i colori giallorossi. Quindi è arrivato il momento, secondo me, che le istituzioni capiscano che questa scelta di mettere queste barriere, comunque, oppure di fare queste multe se non rispetti il posto in curva, che io credo che se tu vai in giro per tutte le curve d'Italia, non credo che anche al nord si rispettino i posti in curva, quindi mi sembra veramente una stupidaggine. È arrivato il momento di levare queste barriere e di far ritornare i tifosi di Roma e ovviamente i tifosi anche della Lazio a sostenere le proprie squadre in quel dello Stadio Olimpico. Detto questo, so per certo che anche a livello comunale si sta muovendo qualcosa. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha fatto una richiesta di una commissione straordinaria per affrontare questo tema sulle barriere, invitando anche le società e le istituzioni che comunque seguono la tematica, anche il CONI. C'è stata una risposta molto positiva anche dalla maggioranza del 5 Stelle e da parte delle altre opposizioni, come per esempio il Partito Democratico, quindi mi sembra che anche a livello politico tutti abbiano capito che insomma questa delle barriere sia stata veramente una cavolata e quindi sia arrivato il momento di toglierle. Le società si stanno muovendo, la Roma, che possiamo dirlo, lo dico senza nessun tipo di problema, è stata un po' reticente e un po' lenta all'inizio, adesso ha capito che ha bisogno assolutamente dei suoi tifosi, perché come Vittorio ha detto giustamente, alla fine del campionato sono 8, 10, 12 punti che ci mancano per l'assenza dei tifosi romanisti allo Stadio Olimpico, quindi adesso sta solo all'osservatorio sulle manifestazioni sportive, alla prefettura e alla questura capire che il loro lavoro lo possono fare anche senza le barriere allo Stadio Olimpico e facendo tornare i tifosi a sostenere la Roma e ovviamente anche la Lazio per i tifosi laziali. Quindi io spero che a breve si possa tornare tutti uniti, tutti compatti allo Stadio Olimpico e spero che si possa già fare dalle prossime partite in casa, magari subito dopo la sosta. Vittorio Bellucci, a concludere, penso che sei sulla nostra stessa linea di pensiero, però. Ma certo, su questo insomma c'è poco da aggiungere. Vedere lo Stadio Olimpico in quelle condizioni è un colpo al cuore, soprattutto per chi ci è andato una vita. Non si riconosce più lo stadio, sembra un salotto, sembra, cioè, il silenzio, le voci dei giocatori. Credo che veramente, ripeto, a me fa male vedere uno stadio del genere, perché ognuno ha determinati ricordi e con lo stadio pieno, tante emozioni. Vedere lo stadio così, insomma, ma anche proprio a livello di immagine della squadra. Io, immaginate, Roma-Inter la fanno vedere in tutto il mondo e si vede quello stadio vuoto, cioè clamoroso, quando invece che bello vedere il calcio inglese, no? Pieno, vedi il Dortmund in casa è uno spettacolo, quello stadio, quel muro di gente che festeggia, le bandiere al vento, come no? È una cosa eccezionale, quindi credo che vada risolta al più presto questa cosa, perché non se ne può più, insomma è un problema che ci sta danneggiando tantissimo, danneggiando come immagine, danneggiando, certo, a livello di punti, a livello di punti. Allora, in modo supersonico, comincia Fabrizio Busnengo. Come finirà Empoli-Roma se Busnengo si vuole pronunciare oppure si mantiene dietro la scaramanzia più assoluta?
No, non ci credo alla scaramanzia, perché poi tutti questi anni la scaramanzia non ci ha mai portato a nessun risultato, quindi dico 0-2 per la Roma. Vittorio Bellucci? Allora, prima di darti il risultato, vi dico brutte notizie per le laziali in Serie B, perché Simone pareggia in casa contro il Cesena 1-1, sì, e il Latina perde 2-0 fuori casa contro il Cittadella. E ormai mi sa che è finita la partita Cittadella-Latina, eh? Manca poco. Perché è peccato. Sta provando ad attaccare, ma e il Latina sta messo veramente male quest'anno. Hai notizie del Trapani per caso? No, il Trapani credo che non giochi oggi, credo gioca... che era una... Dovrebbe giocare una... Boaci del Latina è stato un colpo in testa 9 minuti per terra. Sì. Ci sto aspettando, perché veramente sono stati attimi terribili. Sì, trauma cranico commotivo, dice la prima. Eccolo qui, veramente qualcosa di terribile. Trauma cranico con principio di commozione cerebrale. Ahia, ragazzi, è seria la cosa. È stato terribile vederlo. È seria, purtroppo è seria. Purtroppo è seria. Allora, Speriamo che non sia nulla di grave, che si risolva tutto, anche se il giocatore dovrà andare chiaramente sotto le visite mediche, si fermerà, certo. La salute e la vita umana prima di tutto il resto. Io sono sempre di questo avviso, però che botta tremenda, ragazzi, sto rivedendo sul piccolo monitor una botta veramente tremenda. No, mamma mia. Come cade lui, le gesta, le urla, cioè è stato terribile, insomma, vederlo soffrire. Esatto. Parlando di calcio, Roberto, io dico che il gol lo prendiamo anche domani, quindi vinciamo, ma 2-1. Io dico che vinciamo 3-0, però va bene così, dai. Vinciamo, ragazzi. Segna 0-2, 0-3, 1-3. Ma l'importante è come 1-2. L'importante è che la Roma possa portare questi tre punti, che sono preziosi e diventerebbero fondamentali a una settimana prima dalla sosta, perché poi ci sarà la sosta. La sosta noi ci dobbiamo arrivare con 9 punti su 9. Dice, ma ce ne sono 6. I 3 sono quelli in Coppa UEFA, perché a Vienna a Vienna dovrai vincere, non ci sono riserve né se né ma, si va a Vienna per vincere, punto. Non voglio... Ma poi domenica si gioca. Sì, a posto, ho detto 9 punti, 3 li prendi domani a Empoli, tocchiamo tutti legno, ferro, quello che volete voi, poi 3 con l'Austria Vienna, ritocchiamo ferro, e 3 col Bologna, ritocchiamo ferro, così 3 per 3, 9, non se ne parla più. E se è consumato il ferro, ne mettiamo un altro. Ragazzi, allora io vi strappo una promessa, innanzitutto, apro parentesi, grazie ancora per gli auguri di buon compleanno, mi avete ricordato che sono vecchio, difatti ho pochi capelli, tutto stentato, il bastone, è rimasta solo la voce di quando mi conosceva il Bellucci lì in quella radio, in Power Station. Stai sempre a piangere. Sto sempre a piangere, è vero, però vi strappo una promessa, domani come finisce la partita mandatemi dei vostri commenti audio su WhatsApp, perché poi li riproporremo durante il corso della serata. Sai che c'è, Robè, che noi, tu hai detto, se andiamo allo stadio e Fabrizio insieme, mandatemi i commenti, è meglio di no per la radio. No. Perché quando siamo allo stadio poi eccoli bestemmioni. Ragazzi, allora, se ci sono bestemmioni e parolacce li decodifico io, però date il commento e cercate di farlo in lingua italiana eloquente, perché io ricordo a tutti che il dottor Busnengo è un altissimo funzionario di un grande ente. Certo, Vittorio Bellucci è un professionista che, se tu lo vai a dire in giro per le città della Spagna, si inchinano tutti, perché dicono che sei un personaggio molto molto importante. Roberto De Angelis viene dai bassi fondi del Quarticciolo, però il Valencia mi chiede consigli sul mercato. Allora lo vedi. Sono stato io a dirgli di non prendere Garcia, avevo detto anche di non prendere Prandelli, invece alla fine invece non ti hanno dato ascolto. Ecco, risponda a Maria Vittoria, qui non si può neanche respirare. Oh, che c'hai da dire sul Quarticciolo? No, io non ho da dire nulla, anche perché le mie origini sono là, figuriamoci. E che si può venire da qualsiasi parte d'Italia o di Roma, essere grandi professionisti o normalissimi esseri umani. La nobiltà, ricordatevi, sta dentro l'anima e dentro il cuore. Le belle virtù, i buoni principi partono da dentro, non partono da quello che si è fuori. Come disse il mio grande bisnonno, Ottavio di Bismarck, non lo so chi sia, ma è il mio bisnonno, l'abito non fa il monaco, mi raccomando, quindi. Grande Robè.
niente, ma che quando parti sulla motocicletta sei peggio di Valentino Rossi. Chi io? Guarda, che peccato che ho 201 anni, perché se ne avessi ancora 18 ti dicevo: Vittorio, dove ci troviamo, ci sfidiamo, perché avevo il caballero, pensa un po', te lo ricordi? Certe impennate, guardate, certe impennate che erano favolose, poi una volta ne ho data una un po' troppo favolosa, e finendo al pronto soccorso con tanto di punti, allora lì stop, basta, è finito il gioco. Abbiamo cambiato mentalità, sono i casi della vita che ti trasformano, ogni tanto succedono, e quindi bisogna adeguarsi a quello che la vita ti dice. Però tornando al calcio, ragazzi, domani tifo immediato per la Roma, mandatemi le vostre tracce audio, possibilmente senza parolacce, offese, disponibile a querela, bestemmioni, niente di tutto questo, anche perché penso immaginati a Sassuolo il momento del rigore in diretta di Dzeko, mica che poteva succedere, mica male. Voglio una traccia audio pulita, anche se l'arbitro non farà l'arbitro, mi raccomando. Va bene. Scherzo, naturalmente. Io vi mando un grande abbraccio, ringrazio la cortesia particolare di Fabrizio Busnengo, che ha fatto il collegamento tecnico, un ottimo tecnico oltretutto. Ringrazio Vittorio Bellucci, a cui dico sempre: il venerdì ci sentiremo tra le 17 e le 18, poi non ci sentiamo mai perché si allungano tutti gli altri, ma questa parentesi del sabato è veramente bella e variopinta. Un grande abbraccio da Roberto De Angelis, lascio i saluti prima a Fabrizio Busnengo e poi a Vittorio Bellucci, prego. Grazie Roberto, ancora tanti auguri a te oggi per il tuo compleanno, un abbraccio a Vittorio ovviamente e un saluto a tutti gli amici radioascoltatori. Forza, forza Roma. Ciao a tutti, grazie Roberto, sempre tanti auguri e continuo a dire per tutti coloro che hanno gufato fino adesso, tutti quelli che dicevano che la Roma faceva ridere, continuo a dirlo però. Sì. Sul carro dei vincitori adesso. Troppo facile, bravo. Continuate ad essere Mario. Allora, buon fine settimana a voi due, alle vostre gentilissime signore, alle famiglie di appartenenza. Un saluto a Bruno Bellucci, al nostro grande gufo. Vi ricordo che l'occhio del gufo sul canale 871 di Young TV ci sarà lunedì alle ore 20:30, canale 871 Young TV, lo mettete alle 20:30 e non vi staccate più, perché fino a mezzanotte Bruno Bellucci imperverserà con tante belle notizie e curiosità. Avrà la bellezza, se non vado errato, di 39 ospiti, li gestirà solo lui, perché io 39 ospiti in TV non ce l'ho mai avuti, non lo invidio, beato lui o povero lui, non lo so, ma siccome Bruno Bellucci è un maestro di giornalismo e di presentazione sia radiofonica che televisiva, li terrà tutti a bada. Grazie ancora e di nuovo, mi raccomando, come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Ciao Fabrizio, ciao Vittorio. Ciao, sempre Forza Roma. Ciao. Allora, ringraziamento ai simpaticissimi Vittorio Bellucci, Fabrizio Busnengo. Noi ci lasciamo perché tra un po' c'è un altro appuntamento e vi dico, come ho ridetto prima, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchi all'apparecchio. Dici, ci stai facendo il lavaggio del cervello, non fa nulla, va bene così. Ciao a tutti, grazie ancora dell'ascolto prestato e della pazienza che avete avuto nel sopportarci. Mi dicono che c'è un messaggio ancora a Massimo Penso, grazie, grazie anche a Caterina che ci ha scritto tante belle cose, ne prenderemo atto. Grazie anche all'omonimo di Vittorio Bellucci che ha detto: io comprerei uno dalla Spagna, vedremo poi il da farsi, parleremo con la S Roma, naturalmente scherzo, Forza Roma, questo è l'interessante, Forza Roma, questo è fondamentale, grazie davvero a tutti, stavolta è tutto sul serio.